Anche il nuovo centrodestra si appresta a scendere nell'intensa battaglia elettorale con cui si arriverà il 17 maggio, dove si decideranno le sorti della regione Marche e della città di Macerata. Per questo il partito di Alfano ha scelto un percorso di organizzazione, presentando l'organigramma dei coordinatori di settore e comunali. Tanti nomi eccellenti, da Sergio Marzetti, ex assessore di Civitanova Marche, a Nazareno Agostini, da Alessandro Massi a Orietta Elonori, da Barbara Arzilli a Pietro Cruciani. È una squadra fortissima, siamo riusciti a inserire tutti i sindaci che avevamo. L'obiettivo è quello di partecipare al meglio, di dare il contributo fondamentale. Ci siamo, abbiamo le idee chiare, non abbiamo paura di affrontare le sfide e lavoriamo sui contenuti. Proprio per questo ogni area tematica che abbiamo assegnato, l'abbiamo assegnata partendo dal contenuto di vita vissuta di ognuno, non abbiamo distribuito deleghe a casaccio. Questo ci sembra fondamentale in questo momento di estrema confusione, occorre mettere al comando diciamo della nave, così in senso figurato, gente che sa dove portarla. Infine abbiamo chiesto al coordinatore regionale Francesco Massi le possibili alleanze future, sia nel comune di Macerata che in regione. Noi abbiamo l'obbligo nei confronti di tutto un elettorato moderato che si sente alternativo al centro-sinistra di capire, di approfondire se dal centro-destra, da tutto quello che è quest'area alternativa, è possibile trovare il massimo di unità. Cosa ci ha preoccupato finora? Che la candidatura di Deborah Pantana, pur in buona fede con tutti gli sforzi fatti, a parte l'alleanza con Casa Pound che ci mette assolutamente in estrema difficoltà perché noi siamo centristi, come si sa, però non ha aggregato quelle forze che finora sono state alternative alla gestione del PD. Quindi quando non vediamo Macerata nel cuore, la lista di Anna Menghi, la lista di Ballesi, non li troviamo aggregati lì, ci chiediamo che cosa c'è dietro. Quindi adesso ci siamo presi il tempo per approfondire questa situazione. A livello regionale noi abbiamo lanciato delle sfide, appoggiamo chi è più moderato e chi è più innovativo. Mi pare che il PD sia in una situazione un po' di regresso rispetto alla novità che doveva aprirsi una volta che hanno detto di no a Spacca. A questo punto stiamo cercando di vedere se anche qui è possibile trovare una candidatura innovativa e alternativa.